Ma il farne una questione politico-partitica mi sembra proprio verso la popolazione, i cittadini, i lavoratori che si trovano a Piombino in una situazione estremamente problematica, soprattutto con quello che era il motore economico della città, la situazione siderurgica, davvero di cattivo gusto. Non ci sta Eugenio Giani, replica Lega, Fratelli d'Italia e UDC, che hanno criticato la scelta del Presidente del Consiglio Mario Draghi di nominare il Presidente della Regione Toscana commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino. Le accuse del centrodestra sono su più fronti. Nelle ultime settimane, sostengono le opposizioni, Giani è stato più impegnato nel sostenere i candidati del PD piuttosto che a governare la regione. L'altro motivo è legato alle deleghe che il Presidente della Regione ha deciso di tenere per sé e che, a loro dire, non gli concedono tempo per occuparsi della partita di Piombino. Ma come diceva Dante, non ti curar di loro, ma guarda e passa, e io procedo nell'interesse della popolazione, dei cittadini, a svolgere un ruolo che non ho certo cercato, ma che nei momenti critici ognuno si deve assumere le responsabilità, e quindi se il governo ritiene che Ravenna e Piombino sono i siti idonei per consentire quella rigassificazione attraverso una nave che dal gas liquido immette il gas nella nostra rete nazionale. Ecco, io ci sono perché sento che in questo momento così delicato, in cui la guerra ci fa schizzare a livelli inaccettabili il costo delle bollette, il costo dell'energia, delle materie prime, noi dobbiamo dipendere sempre meno dalla Russia, e quindi è un'operazione, quella della rigassificazione, che si pone nell'interesse superiore del Paese.